Ci siamo trovati tutti come associazione di categoria su questo problema che è nato in questo momento così difficile. I punti che noi ribadiamo importanti e fondamentali, che abbiamo discusso insieme come associazioni, sono proprio quelli di un netto no ai parcheggi blu a pagamento, un netto no a questo metodo bulgaro di concertazione. Un netto no all'indebolimento dell'economia locale e territoriale della nostra città a danno delle nostre imprese e di tutti i nostri operatori. Un forte sì al rinnovamento e al cambiamento della città, ma nel rispetto dei metodi istituzionali, perché tutto questo è nato, tra l'altro, perché non c'è stata concertazione, non siamo stati chiamati. Ma abbiamo saputo in 2 volte nello stesso mese 2 scelte fatte dall'amministrazione senza esserci confrontati, senza aver utilizzato un metodo, quindi senza sapere assolutamente niente. Noi che come associazioni rappresentiamo le imprese, gli operatori e tutto quello che concerne le attività e l'occupazione, non siamo stati neanche interpellati. Quindi noi abbiamo chiesto e chiediamo anche oggi a gran forza il ritiro della delibera e l'abbiamo chiesto anche ieri. Dirò di più, chiediamo che gli operatori, i cittadini e tutti quelli che hanno le attività nelle varie zone, compresi i cittadini, vengano al Consiglio Comunale del 18 per manifestare la loro contrarietà, perché è giusto che sia così, perché questa amministrazione deve capire che strada vuole prendere, cosa vuole fare. Vogliamo sapere anche se il sindaco ci sarà, verrà e ci farà capire. Ad oggi un piano vero non esiste. Noi dobbiamo sapere se esiste un parcheggio da fare nuovo, come fanno nelle città dove poi vanno a fare il discorso sostenibile. Dobbiamo sapere i nostri clienti dove devono parcheggiare. Qui si mette solo paura, si mette paura alle imprese, si mette paura alle persone, ai clienti che devono venire in centro storico. E allora, di cosa stiamo parlando? Qui non c'è nessun tipo di discorso politico. Noi stiamo facendo e facciamo sempre e comunque come associazioni un ruolo sindacale, perché come categorie noi difendiamo e facciamo un ruolo sindacale, difendiamo gli operatori e le imprese. Questo è.